Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere ragazzi, siamo ovviamente siamo nella mappa in cui faccio la serie, però come potete vedere intorno a me sono circondato da cartelli. Voi direte: perché ci sono così tanti cartelli? Io vi direi che che non lo so, mi sono svegliato così e avevo tutti questi cartelli in giro. Scusate. No, scherzo, comunque, come vedete c'è con me Falco, che per chi non lo conoscesse è un modder. Queste qua sono le sue mod che ha fatto e io diciamo le presento in questo video. Infatti questo è il mio primo video di presentazione mod. Vi avevo detto che prima o poi arrivavano, io facevo solo presentazioni mappe e da ora arriveranno anche le mod. Poi potete vedere sono cartelli stradali, normali, cartelli stradali, qua i coni, addirittura là c'è un cono disperso, se vedete la luce da qua non so neanche come mai sia qua tutto solo. Però ora vi mostro un po' piano piano i cartelli. Ovviamente vabbè, li conoscerete per chi ha la patente, comunque sono cartelli normali. Questo qua vedete è un cartello rettangolare bianco rosso. Poi questo qua è un cartello simile però con lavori in corso, quindi sempre se c'è un incidente. Questo è un cartello stradale con per chi non lo sa, come vi faccio spiegare, sono due corsie che diventa una. Come vedete la freccia storta. Questo qua è un cartello notturno, quindi poi aumentiamo anche il tempo per diventare notte, così vediamo meglio com'è. Un cartello notturno. Questo qua idem, sempre lavori in corso, però anche questo notturno, perché come vedete c'è qua la luminosità. Ora non so se questi qua si accendono, penso di sì, perché vedete, penso di sì, poi comunque vediamo. Questo qua è uguale a quell'altro. Poi vabbè, lì il cono sparso, lì c'è un altro cono là in fondo, proprio in mezzo ai coni. Ok, ci spostiamo qua. Questo qua è un altro cono, scusate, un altro cartello lavoro in corso, sempre come vedete illuminato. Questo qua è un cartello che vuol dire come mai ci sono trattori in queste vicinanze. No, non lo so, sinceramente non lo so ragazzi. C'è un punto esclamativo con disegnato un trattore, quindi penso sia sempre, vabbè, è sempre un segnale di pericolo perché è triangolare, quindi magari pericolo perché c'è un trattore infossato nella fossa. Poi qua ci sono dei coni che serve per diciamo isolare il trattore, in questo caso dal traffico che c'è. E qua c'è un altro cono che è simile, è uguale a quello lì. Tra l'altro sì, ci ricordano che sono anche beta, infatti dovrebbe uscire altre mod con Giants che vabbè sono uguali a queste, però ci sono un po' più di cartelli, diciamo. Però sono beta, quindi ci sono anche delle modifiche da fare. Adesso io come sto notando di modifiche non ne trovo, cioè sono fatti molto bene, devo dire. Non trovo modifiche che si possano fare. Secondo me sono fatti bene, non lo dico perché, però secondo me sì. Però vi ricordo, sono beta, quindi magari ci sarà qualche abbellimento, adesso non lo so. Comunque ragazzi, questi qua sono i cartelli stradali per chi vuole magari vuol far diventare farming più realistico. E ovviamente vi metterò come sempre il link in descrizione, soprattutto del blog di Falco, per chi vuole entrare a scaricare queste mod. Ci sono mod ogni giorno, quindi fate anche bene. Ora ragazzi, metto il notturno e vediamo un po' come diventa. Ok ragazzi, è arrivata notte, ho aumentato un po' il tempo. Come vedete ragazzi, si vedono molto meglio, tranne questi qua, non so come mai non siano accesi. Però provate che ci vogliano dietro anche un cono, non lo so. Però come potete vedere ragazzi, si vedono, cioè guardate, se io mi allontano si vedono veramente da lontanissimo, addirittura guardate questo qua che luce fa,
sembra tipo una fiamma. Guarda, si vede veramente lontano un miglio, quindi sono fatti bene, ragazzi, sono veramente fatti bene. E niente, che dire, io vi dico subito che queste mod le utilizzerò nella nuova serie che inizio, giusto così per abbellire un po' la mappa, quindi chi è interessato, ragazzi, le vado a scaricare, che comunque è sempre una cosa per abbellire, una mod in più comunque si può aggiungere, non è neanche tanto lunga, tanto grande, quindi non riempie tanto spazio. E che dire, ragazzi, io spero vi sia piaciuto il video, spero li abbia presentati bene questi cartelli, adesso li riprendo tutti, ragazzi, sono veramente fatti bene. E vi metto, ripeto, il video in descrizione del blog di Falco, per chi vuole andare a dargli un'occhiata, a scaricare mod o queste mod. E che dire, vi invito a mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, un bel commento. Noi ci stiamo al prossimo video, prossimo episodio. Ciao a tutti.